Montagna Gialla è un percorso, è un viaggio che ci porterà in tutto il nostro paese a sviluppare delle iniziative di sostenibilità e a raccontare il nostro impegno per un mondo più sostenibile. La prima tappa si è svolta in Sicilia e lì, insieme all'Associazione Mare Vivo e alla Federazione Italiana di Pallavolo, abbiamo disincagliato delle reti che si erano poste sul fondale marino. La Federazione è orgogliosa di far parte del progetto Linea Gialla al fianco di DHL e Mare Vivo, nella speranza, nel nostro piccolo, di far parte di un'azione più grande nell'interesse di tutto il pianeta. L'acqua abbiamo provveduto a togliere le cose più importanti, cordoni e spugne, a reimpiantarle in loco. Ora ci stiamo preoccupando di ributtare in mare tutto quello che è ancora salvabile e che è vivo. E quindi siamo saliti per cercare di recuperare il più possibile dalle reti e ributtarlo in mare rapidamente. L'importanza delle reti fantasma e quindi il perché rimuoverla è semplice ed intuitivo. Le reti appunto continuano a pescare anche se sono del ghost net, quindi se sono abbandonate le reti fantasma il loro lavoro continuano a farlo, ma non solo, continuano a strappare forme di vita bentoniche e soffocano appunto tutto il bentos, tutta la forma di vita che sta sul fondale stesso, quindi è importante individuarle con velocità e rimuoverle con particolare attenzione. È stato insomma bello vedere come si pulisce il mare, ecco, che a volte non ci pensiamo perché insomma viviamo in città, però è così importante, no? Sia il mare sia la terra, il nostro pianeta lo dobbiamo curare, quindi è stato bello far parte. Connecting People Improving Life è il nostro purpose e oggi eravamo qua con Mare Vivo e la Federazione Italiana di Pallavolo e tutti insieme connessi abbiamo portato avanti questa iniziativa e lasciato questa prima impronta gialla.